arrivi a Milanello non è che sei in fretta di andare a casa, perché ti senti a casa e sei a casa. Noi vogliamo provare sul campo ad essere i migliori, dobbiamo essere ambiziosi perché siamo il Milan. L'idea, naturalmente, avendo una squadra comunque giovane, è quella di riuscire a migliorare le performance di tutti, avere con questa stabilità anche un vantaggio rispetto magari ad altre squadre che stanno cambiando. Attraverso la crescita di tutti questi ragazzi passano i successi della nostra squadra. Un gruppo con mentalità pazzesca. Tutto è possibile per questo club, tutto. Una squadra che gioca tutta insieme, che si diverte, che ci fa divertire. Mon point fort, c'est l'aspect mental. Je suis quelqu'un de têtu qui en a beaucoup dans la tête. Sur tous les points, je dois progresser. J'ai pas fini d'apprendre. J'apprendrai jusqu'à la fin de ma carrière. On travaille pour gagner. I think it's a club which deserve to play at the highest level, fight for the title in Serie A. Voglio dare veramente tutto quello che ho a questo club. Onorerò sicuramente la maglia, ma non solo in campo, anche fuori. I spoke with Fick a few weeks ago and he said we are waiting for you to help us to win the Scudetto. Sto bene, starò bene. La cosa più importante è che tutto il mondo lo sa. Non vedo l'ora di tornare al Milan. Grande in bocca al lupo ad Ivan, sicuramente vincerà questa battaglia e tornerà più forte di prima da noi. Sono rimasto impressionato dalla sua serenità e la sua forza sarà anche la nostra forza. Abbiamo preso un grande attaccante a Giroud che sicuramente fa una differenza per noi. Sono molto contento dei giocatori nuovi che sono arrivati, di Mike, di Olivier. Ho piena fiducia nel staff del club. Abbiamo una squadra fortissima. Le stagioni precedenti ci hanno dato consapevolezza, ci hanno dato fiducia, ci hanno fatto crescere. Ho trovato i giocatori giovani che avevo lasciato un mese e mezzo fa. Mi riferisco soprattutto a Tonali e a Rafa, più consapevoli, più maturi, più forti. Calabria se ne va, Calabria se ne va, Calabria se ne va, la mette in mezzo, il tiro, il gol di Braimino di Assino. Vittoria che dedico a Ivan Gazidis, che pur lontano ci fa sempre sentire la sua presenza. Abbiamo lavorato bene in questi 40 giorni ed era giusto presentarci in questo modo. Bellissimo comunque riuscire a portare dalla nostra parte i tifosi fin da subito, l'empatia che si è creata, rivederli sugli spalti, penso che non vedeva l'ora tutti. È una delle emozioni più intense e più profonde che abbia mai vissuto nella mia carriera da allenatore. Gol! Sandro Tonali! Ancora Leao, palla sul destro, la deviazione, gol! Giro, gol! Oliviero! Rafa se ne va, Rebic, Rafa, tira, gol! Raffaele Leao, oggi segna Leao! Ha
Ante, ante, Ibra, gol! Voler base e schivare il sas, cioè nel senso, siamo solo all'inizio. Tonali la mette in mezzo, il colpo di testa, e c'è il gol di Ante Rebic! Ante Rebic! Sono contentissimo per aver fatto gol a San Siro con tutti i tifosi. Credo che la squadra è più forte e la fiducia nella squadra è incredibile. Gol! La saetta di Teo! Indescrivibile, devo ancora riuscire a capire bene cosa sia successo. Mi dà consigli. Sì, da padre, mi dà consigli, mi dice di stare tranquillo. Mi sprona. La parata Calabria, c'è il gol di Calabria, 1-0. Tonali, gol! Sandro Tonali! Attenzione Leao, gol! Grandissima soddisfazione perché questa era la settima partita in 21 giorni con molti giocatori, soprattutto quelli offensivi, che dove ho avuto poca possibilità di farli rifiatare. Leao ingaggia il duello, Leao mette in mezzo una gran palla, Giroud, gol! Olivier Giroud! Ogni volta che sono entrato in campo che ho giocato per questo scudo. Calcio di rigore! Gol! 2-2! 2-2! Mi piace lasciare anche l'anima dentro il campo. E il calcio è così bello, no? Le mie lacrime lo dicono tutto e oggi posso esultare così con i tifosi a San Siro, a casa mia. Castieco, Calabria, gol! Cala Calabria, il 2-0 del Milan! Se vogliamo ottenere un risultato eccezionale dobbiamo fare uno sforzo straordinario. Merito di tutti noi, di tutti voi. Non so se per qualcuno sarà una minaccia, ma conto di farne minimo altrettanti. Il gol di Giroud, ha segnato Olivier. Più in alto di tutti ci arrivano quelli che hanno grandissima continuità, quelli che sanno vincere soprattutto anche quando non giocano bene, perché può succedere di non affrontare la tua giornata migliore. Mai essere soddisfatti, sempre andare avanti, sempre avere voglia di più e fare di più. La squadra è sempre in crescita. È quello che mi dà orgoglio, lo spirito, la voglia dei nostri ragazzi. Giorno dopo giorno stiamo più vicino alla nostra destinazione. Insieme tutto è possibile. Penso che tutto quello che è successo e sta succedendo è destino, deve succedere. Ma rispetto come non lo chiedo, invece lo prendo. Camminare sul fuoco, perché così mi sento vivo. Siamo qui a affrontare il derby da primo in classifica con 10 vittorie e un pareggio, perché ce lo siamo meritato e l'abbiamo voluto. La mette in mezzo, colpo di testa, gol! Gol! Abbiamo pareggiato noi! Lautaro Martinez contro Tatarusanu. La parata! La parata! Stasera abbiamo pagato delle rodi, non è il colpo di uno e l'altro, vinciamo e perdiamo insieme. Che faccia male sicuramente e dobbiamo sentire questo dolore. Je me suis inspiré un peu de tous les gardiens pour voir où je pouvais travailler, progresser. Je travaille. Tenetemi un posto vicino a voi, lì in curva. Voglio tifare con voi. Ci siamo innervositi, abbiamo perso lucidità. 7 gol in 2 partite sono troppi, sicuramente.
Ibra. Gol! Messias di testa, gol di Junior Messias! Magic Eagle, c'est un surnom que j'ai eu avec mes coéquipiers parce qu'ils disent que je suis le roi des oiseaux. Adesso c'ho uno obiettivo in testa e tornare. Siamo tutti vicini a lui, siamo contenti che l'operazione sia andata a buon fine. È un gesto che gli dovevamo. Eccolo Leao, area di rigore Leao, palla messa in mezzo, che sì, gol! Ha segnato Frank Essie! Salemakers, il tiro, gol! Di Alexis Salemakers! Maldini, palla in area, Ibra, gol! Ha segnato Zlatan! Champions League per me è il momento più alto della mia esperienza con Milan. Champions League è una competizione con grande storia, c'è un legamento con il Milan incredibile. Brutto, no? A un certo punto di vedere la Champions senza il Milan. Essere tornati in questa competizione ci fa capire che siamo sulla buona strada. La squadra è giovane, ma credo che abbia questa voglia di affrontare le migliori e di confrontarsi, questo è importante. La musica, la gente allo stadio, tutto quello che è l'atmosfera di giocare una partita di Champions, me la ricordo. Giocare queste partite è bellissimo, è il sogno di tutti i ragazzi. Era un sogno da piccolo di giocare questa competizione che era la Champions League. Abbiamo perso ma abbiamo dimostrato a Liverpool e anche alle altre squadre che possiamo fare delle cose grandi. Il livello è molto alto, ma non credo che noi siamo tanto lontano da questo ritmo. Molti dei miei ricordi più belli sono proprio legati all'emozione che ti trasmette la gente. Quando mi chiedono cos'è la cosa che mi manca di più, è proprio questa adrenalina che senti arrivando allo stadio. Essere giovani ti dà tanti vantaggi e dove non ci possiamo arrivare con l'esperienza, ci dobbiamo arrivare con l'idea, con l'energia, con l'entusiasmo. È stata una serata fantastica con uno stadio che ci ha sostenuto. Cercavo una serata così, quando ero da piccolo voleva giocare Champions League e oggi ho fatto un gran gol, ma voleva vincere la partita. 11 contro 11 abbiamo giocato nettamente meglio i nostri avversari, abbiamo creato tanto, sofferto niente, giocato da squadra con intensità, con qualità, con idee chiare. Stanno giocando con coraggio il nostro modo di gioco, offensivo, progressista, credendo sempre, reagendo sempre alle difficoltà, senza alibi. Siamo una squadra competitiva, siamo una squadra forte e dobbiamo dimostrarlo anche in Europa. È chiaro che se vogliamo raggiungere un certo livello, ed è quello che la squadra vuole fare, dobbiamo sbagliare il meno possibile. È chiaro che Champions League è molto diverso da Serie A, giochiamo con dei migliori. Sicuramente noi non ci abbattiamo da questa partita perché comunque come siamo fatti lo sappiamo tutti, quindi andiamo avanti per la nostra strada. Manca tre partite che per forza dobbiamo fare bene. L'anno scorso avevamo un grandissimo obiettivo, siamo riusciti a centrarlo, quello di riportare Milan Champions. Adesso vogliamo dimostrare di poter essere vicini anche ai migliori club d'Europa. Sicuramente in Champions potevamo avere dei punti in più, non ce li abbiamo, quindi questa è sicuramente l'ultima occasione.
si sa che la Champions è difficile ed è un ritmo molto più elevato rispetto al solito, però non siamo contenti perché abbiamo raccolto pochissimo, però abbiamo fatto buone partite. The only thing that was missing was the result. We can still qualify and we have to keep believing until the end. Abbiamo subito la possibilità di reagire in un'altra partita, di cercare assolutamente di andare a vincere. Non vedo altri risultati che possiamo fare. I nostri tifosi sono veramente unici. Noi lì abbiamo sentito ancora di più il loro sostegno, la loro vicinanza. Notte di Champions, notte di grandi emozioni, notte in cui il Milan torna a tuffarsi nel clima di un grande stadio. Dopo Anfield, dopo il Dodragao, ecco il Wanda Metropolitano. Super contento, ma credo che la meritiamo come la prima partita che abbiamo giocato contro loro. Sono felicissimo dell'esordio, che per me è una cosa importantissima. È venuto nel momento in cui avevo bisogno. Che sì, prova a metterla in mezzo, il cross, come testa, gol! Junior Messias ha segnato il Messias! Mi è venuto da piangere perché un po' mi è passato nella testa tutto quello che ho vissuto. In quel momento lì è stata una pura emozione. Siamo ancora vivi nella Champions e dobbiamo lottare fino alla fine. Il più bello è che il Milan sta tornando ad essere protagonista. E credo che siamo convinti di due cose: che siamo una squadra forte e che loro sono fortissimi. E però abbiamo voglia di misurarci con quelli più forti. Noi vogliamo cercare di vincere. Ho sempre detto che la Champions è una questione di dettagli. È ovvio che ci manca un pizzico di esperienza per fare l'ultimo step. Fa male adesso, fa male uscire così dai gironi, però ci può fare bene e ci farà bene in futuro sicuramente. Abbiamo tanti margini di miglioramento da qui alla fine dell'anno e sono sicuro che ci toglieremo tante soddisfazioni insieme. Dobbiamo sicuramente uscire a testa alta e voltare pagina subito da domani e riprendere il nostro cammino per un unico obiettivo. I nostri sogni, nella mia testa c'è quello di vincere, perché il Milan è il Milan e quindi se siamo qui dobbiamo provare a vincere, questo sicuramente. Ha segnato che sì! Così è brutto, ragazzi, un fuorigioco che non si vede. I numeri non mentono mai, è chiaro che dopo la sosta abbiamo perso troppe partite e stasera volevamo assolutamente che succedesse di nuovo. Che sì, gol! Ha segnato Frank che sì! Ha segnato Frank che sì! Flore. Gol! Ha segnato Florenzi! È vero che tutte le vittorie valgono 3 punti, ma ci sono delle partite che secondo me possono a livello mentale pesare di più e averla vinta, questo è molto importante. Siamo stati molto bravi, ci siamo uniti, ci siamo compattati, abbiamo fatto del nostro meglio. Il merito è del mister e nostro quando scendiamo in campo facciamo il nostro dovere. È giusto parlare di Gabbi e Calulu stasera perché sono giocatori che non sono stati utilizzati tanto e quando giocatori vengono utilizzati tanto e rispondono così significa che sono ragazzi seri, di valore. A me Leao ricorda tanto Henry quando partiva a largo sinistra e poi si accentrava. Un giocatore che ha i mezzi che ha lui deve pensare di arrivare veramente sul tetto del mondo. Grande palla di Leao per Teo. Teo. Gol! Ha segnato Teo! Secondo assist di Leao! Krunic. Palla lunga Leao. Leao, pallonetto, Leao. Gol! Ha segnato Rafa! Ho paura. Gol dello Spezia. Era scritto.
Ibra per Rebic. Rebic, il tiro di Rebic. Gol! E gol! Non ci credo, avevamo fatto gol! C'è stato un episodio che è difficile da commentare perché comunque si è accorto subito anche lui dell'errore. È umano sbagliare, quindi detto sinceramente non mi va di crocifiggere nessuno. E aver perso una partita così ci deve dare una determinazione, una voglia di reagire, una voglia di superare una serata molto difficile. Cittadina darebbe grandissima fiducia, grandissima forza e 3 punti importanti nella classifica, quindi che pesa tanto lo sappiamo. Il derby è una cosa che non vedo l'ora, sono molto carico e vinciamo. Vai, tiro, gol! Giroud ha segnato Olivier! Calabria dentro, Olivier si gira, il tiro, gol! Olivier Giroud, il 2-1 per noi, Olivier! È finita! È finita! È che il calcio è straordinario, nel bene e nel male ti dà emozioni che poche altre cose ti possono dare. Poi alla fine il campo parla e noi abbiamo detto chiaramente quelli che sono i nostri obiettivi all'inizio della stagione, non cambiamo idea, poi se saremo bravi a tenere fino in fondo, alla fine festeggeremo. Lo sai per quanti minuti un giocatore sta in possesso palla durante la partita? Possesso con la palla? Con la palla. Uno. Un minuto. No, due e mezzo, ma tanto. Quindi vuol dire che per gli altri 80 devi muoverti bene. Non bisogna correre tanto, bisogna correre bene. Bravo. Palla lunga di Mike Maignan che va a cercare Leao. Grandissimo l'assist di Mike per Rafa. Eccolo lì, Rafa che se ne va. Gol di Rafa Leao, prepotente e decisivo. Assist di Maignan, gol di Leao. Ci siamo fregati da solo, nel senso che volevamo chiudere la partita, invece bisognava controllarlo. I nostri difetti sono venuti fuori, siamo in un momento magari di poca brillantezza in tanti dei nostri giocatori, sia a Salerno che qua ci siamo fatti recuperare. Sicuramente dobbiamo crescere nella gestione delle partite. Comunque l'Udinese è una squadra ostica, una squadra difficile da affrontare, però dovevamo essere sicuramente più bravi a gestirla meglio. Prima o poi doveva arrivare la vittoria contro Spalletti. Sarebbe meglio che arrivasse prima piuttosto che poi. Patonali, tentativo di Chessy, Calabria, la deviazione, gol! Olivier Giroud, ancora Oli, è sempre Oli! Con questi atteggiamenti si possono anche vincere queste partite, è chiaro che è una partita importante, siamo felici, ma il campionato è ancora lungo, dobbiamo assolutamente mantenere questo livello di concentrazione, di determinazione e di qualità. Calulu, gol! Ha segnato Pierino! Il gol di Pierino! Raimino la mette in mezzo, Giroud, Bennacer, gol! Ha segnato Ismael Bennacer, gol! Un gol, Lisi, fuori casa. We'll be right back.
credo che la Coppa Italia sia come sempre per noi un'opportunità per dimostrare le nostre qualità, le nostre capacità. Fiducia dei miei compagni, di tutti che lavorano con me, è stato importante per questo mio crescimento di questa stagione. Leao carica il mancino! Rafa Leao! Leao la fitta, Rafa Leao la mette dentro, Oliviero! Giroud! Teo pallone sul secondo palo! Semifinale! Per la terza volta nella storia Milan e Inter si giocano la qualificazione ad una finale guardandosi dritto negli occhi. Brozovic pressato, Salemaker a porta vuota! La parata di Handanovic! Teo Hernandez! Solo profumo di gol. Rafa Leao che mette nel mirino la porta. Abbiamo sicuramente approcciato bene la gara, ma l'abbiamo continuata, abbiamo creato di più, non siamo riusciti a concretizzare, dispiace, ma è stata una prestazione positiva che ci lascia aperte ancora tutte le possibilità di qualificazione. È il derby di Milano, questo è un Inter Milan che vale l'accesso alla finale di Coppa Italia. Rafa Leao al limite, la porta sul sinistro. L'1-2 bellissimo, il pallone resta lì, sulla linea. Deviazione, arriva Benasser! Non ci credo, fuori gioco di Calù. Dispiace molto per noi, per il nostro obiettivo, per i nostri tifosi. Adesso dobbiamo dimostrare di essere forti reagendo in maniera molto, molto convinta. Tutte le esperienze che abbiamo passato, positive e negative, ci hanno permesso di diventare una squadra sicuramente più completa e più consapevole. Calulu, il cross di Pierre, Leao, tiro, gol! Ha segnato Leao! Rebic la rimette in mezzo, Messias, la parata di Sirigu, gol! Gol di Messias, ha segnato Junior Messias! Questo momento della passata stagione non sapevamo se riuscivamo a arrivare nelle prime quattro posizioni. Adesso sappiamo che vogliamo provare a vincere lo scudetto, vogliamo provare a giocarcelo fino alla fine, sapendo che serve sempre avere il cuore caldo e la testa molto fredda. Siamo in posizione molto buona, ma dobbiamo continuare, dobbiamo alzare il livello per fare qualcosa eccezionale. Noi abbiamo tanto entusiasmo, dipende da noi, quindi tutti dobbiamo alzare il livello per vincere lo scudetto. Attenzione, se n'è andato Milinkovic, il cross e c'è il gol della Lazio. Noi di sfide difficili, dure, ne abbiamo avute e le abbiamo superate giocando il nostro calcio con emozione. Succede solo a chi ci crede, io ho un gruppo che ci crede.
testa, Tonali, gol! Sandro, meritato! Sandro, gol! Gol! Sandro, con la punta salta del piede! Sono ragazzi che non mollano mai, anche nelle difficoltà. L'inizio è stato sicuramente non quello che ci aspettavamo, però la reazione di una squadra che voleva assolutamente vincere la partita è stata veramente una reazione da un gruppo molto forte. Volevamo a tutti i costi questa vittoria, quindi siamo contenti davvero, perché ce lo meritavamo, ce lo meritiamo e vogliamo altre 4 partite così. Io mi ricordo benissimo quando si diceva che il Milan era forte perché giocava senza tifosi. Che assurdità, i nostri tifosi ci danno solo energia, ci danno solo forza, ci danno passione. Quando il stadio è così possiamo dare di più sul campo, abbiamo più energia e più volontà per vincere la partita. Tempo, più arrivano le partite e più punti sono pesanti, perché sappiamo che stiamo lottando per qualcosa che all'inizio dell'anno probabilmente nessuno di noi immaginava. È un percorso che stiamo facendo, ci stiamo mettendo tutto quello che abbiamo, ma perché siamo consapevoli del potenziale che abbiamo. Crediamo di poter arrivare fino alla fine e lì sopra. Già un po' che stiamo giocando partite da dentro e fuori dove il risultato è veramente pesante e importante, ma abbiamo solo un modo di affrontarle, prepararle al meglio, entrare in campo con idee chiare. Una partita dura, tosta, da giocare dal primo al 90esimo. Sappiamo quali sono i loro punti di forza, sappiamo dove poterli attaccare, fare la nostra partita che abbiamo preparato in settimana. Leao, la mette in mezzo, gol! Ha segnato Tonali, ha segnato Sandro Tonali! Rafa insiste, se ne va, Rafa, la mette in mezzo, Rafa, gol! Gol, ancora Tonali! Alle Flore, gol! Gol! Il primo pallone, gol! Una serata bella, bellissima per noi, per i nostri tifosi, per tutti i milanisti. Siamo venuti qua per questo. È il momento dove stiamo portando a casa il frutto del nostro lavoro, però il lavoro non è ancora finito. Devono dare tutto, questa è la partita che conta più di tutte. Siamo venuti qua specialmente dalla Tunisia per tifare la nostra squadra. 57 anni milanista, sempre Forza Milan. Ale! Vai, raga! Facciamo sempre al massimo, ci impegniamo sempre di più e questa è la cosa più importante che deve rendere orgogliosi i tifosi nostri. Io non vedo i miei giocatori né agitati né ansiosi, li vedo motivati. È Milan-Atalanta, è la partita che questo stadio ha deciso di trasformare nella partita dell'amore, del sostegno, del supporto, del brivido. La da lunga su Leao contro Kuhn Miners, Leao, gol!
segnato Leao! Ha segnato Leao! Ecco Teo Hernandez che viene in mezzo al campo, c'è libero Messias, c'è libero Messias, c'è libero Messias, Teo, Teo va da solo, Teo va da solo, Teo va da solo, Teo va da solo, Teo. Gol! Ancora Teo! È una meraviglia! Il gol di Teo Hernandez! È finita! Situazione sicuramente per la partita difficile, un alto gradone, non un gradino, un alto gradone superato che ci avvicina ma che non è ancora completo. È un anno che i nostri tifosi ci fanno vivere emozioni e mi fanno vivere emozioni fortissime, quindi non vedevo l'ora, tra virgolette, di salutarli. Oggi era l'ultima partita in casa, era giusto festeggiare con loro. Siamo stati i migliori sino ad oggi e lo siamo stati sicuramente. Abbiamo ancora 95 minuti per dimostrare e per finire bene il nostro lavoro. Sacrificio, sofferenza, lavorare e credere. Quando entra tutte queste cose, tutto è possibile. Dovremo fare una grande partita, fare del nostro meglio, rendere orgogliosi noi stessi e tutti i tifosi che sono venuti qua a sostenerci. Se ne va Rafa, Rafa solo davanti al portiere, Rafa, palla messa in mezzo, Giroud, gol! Ha segnato Olivier! Raffaellino contro Ferrari, Raffaellino se ne va, che cosa ha fatto Leao ragazzi? Che gol! Gol ancora Giroud! Ancora Giroud! Ancora Giroud! Raffaellino Leao, che sì! Gol! Abbiamo segnato ancora noi! Frenkessie, 3-0! Promesso a tutti quanti che vinciamo Scudetto che e porterò Milan da dove deve essere. Qualcuno non credeva e qualcuno rideva, però sono qua e siamo campioni d'Italia oggi. Ma noi sì, noi eravamo consapevoli che eravamo un gruppo fortissimo, fortissimo, nessuno ci dava una lira, come si dice, però noi eravamo già consapevoli dall'inizio. C'è poco da dire, andiamo a festeggiare, siamo un gruppo fantastico, ce lo meritiamo tutto, sono davvero orgoglioso di questa squadra. È meritato, è bellissimo perché i ragazzi hanno fatto 3 anni pazzeschi, siamo una squadra giovane e poi devo dire che la spinta dei tifosi è stata qualcosa di eccezionale. È stata un'annata bellissima, sì, sì. Sono felice perché abbiamo meritato questa vittoria tutti. C'è grande felicità, è giusto adesso festeggiare. Campione, campione, ore, ore. Questo di campionato nessuno ha creduto in noi, invece sì, con queste parole siamo diventati più forti. Sono molto orgoglioso di tutti voi. Adesso fammi un favore, festeggiate come campioni perché Milano non è Milano. Italia è Milano!